Le Iene. Scherzo, a Patrick Ray Pugliese. La sua fidanzata ha un ammiratore segreto. Patrick Ray Pugliese ha partecipato ben 3 volte al Grande Fratello. È sicuramente abituato alle telecamere, forse non tanto a quelle nascoste dalle Iene. Stefano Corti e Alessandro Onis hanno deciso di organizzare un nuovo scherzo proprio a lui, con la complicità della sua fidanzata. Dopo una mattinata passata in bici, sua grande passione, Patrick torna a casa dalla sua fidanzata, Sara Nanna, che lui chiama affettuosamente Pupazzetta. I due si mettono a pranzare mentre un ciclista delle Iene decide di fare una sosta sotto la finestra della loro casa. Patrick Ray Pugliese tenta di approcciare con l'uomo, ma non riceve delle risposte. Alla fine il ciclista decide di andare via. Dopo un po' Sara confessa a Patrick di aver visto già quell'uomo misterioso, ma l'ex Jeffino cerca di non darci troppo peso. Anche il giorno dopo Patrick esce per il suo giro in bici. Al ritorno Sara lo ringrazia per un mazzo di fiori che ovviamente non è stato mandato da Pugliese. Patrick si prende il merito nonostante tutto, poi confessa e si rende conto che la sua pupazzetta ha un ammiratore segreto. L'uomo cambia subito amore e chiede alla sua fidanzata se lo ha tradito. A pranzo Patrick chiede a Sara se il ciclista del giorno prima era un suo amico. Forse Pugliese ha intuito qualcosa. L'ex concorrente del Grande Fratello si finge contento del fatto che la sua Sara abbia degli ammiratori. Il giorno dopo ne approfitta e porta un mazzo di fiori alla fidanzata, proprio come ha fatto il misterioso spasimante. Poco dopo però suonano alla porta, c'è un pacco per la signorina Nanna. Libri, film, album musicali. Ovviamente secondo Patrick Ray è stato l'ammiratore segreto a mandare quei regali a Sara. Non la prende molto bene, anche se cerca di non darlo troppo a vedere. Pochi giorni dopo, rientrando a casa, trova un nuovo pacco, chiaramente sempre per Sara. La nanna non ha ordinato niente e dal contenuto del pacco si intende che potrebbe essere proprio un regalo dello spasimante. Cosa contiene lo scatolo? Un sex toy. Patrick decide allora di sequestrare il contenuto del pacco alla sua pupazzetta e va su tutte le furie. Patrick Pugliese si disfa del regalino sexy, ma tornato a casa, Sara dice di aver ricevuto un messaggio. Lui prende il telefono e dalla foto WhatsApp si capisce chiaramente che si tratta del ciclista che guardava dalla finestra qualche giorno prima. Ma il contenuto del messaggio? L'uomo misterioso si aspettava una reazione dopo tutti quei regali, anche perché non ha mai dimenticato tutto quello che c'è stato con Sara. Patrick allora prende la palla al balzo e invita il ciclista a prendere un caffè, ovviamente con il numero della sua ragazza. Il giorno dopo Patrick esce per il suo solito giro con la bicicletta, ma al ritorno nota la bici dell'uomo misterioso proprio sotto casa. Dal bagno di servizio arrivano dei rumori sospetti e chiede a Sara di uscire fuori. Sara e l'uomo non escono e l'ex Jeffino decide di innaffiarli letteralmente con l'acqua per costringerli ad abbandonare. Non c'è verso di far uscire il ciclista e la sua fidanzata da quella porta. Patrick ci prova in tutti i modi. Lo spasimante chiede addirittura a Pugliese di andarsene e lui lo minaccia, affermando di buttare via la sua bici. Arriva poi un altro ciclista che chiede del suo amico. Patrick spiega la situazione incresciosa e chiede aiuto a quest'ultimo, promettendo di non usare le mani. L'uomo riconosce l'ex concorrente del Grande Fratello e chiede allora un video per gli amici del bar, prima di chiedere allo spasimante di Sara di uscire dal bagno insieme alla ragazza di Patrick Ray. Pugliese decide allora di prendere una sedia e mettersi comodo di fronte alla porta. A un tratto Sara e il ciclista escono dal bagno, ma Patrick è chiaramente molto nervoso, anche se cerca di mantenere la calma. Il ciclista misterioso però fa una confessione al Jeffino. È tutto uno scherzo delle Iene. Tutto si conclude con un bel bacio, ma Patrick Ray Pugliese e la pupazzetta Sara. Ma lo scherzo di Stefano Corti e Alessandro Ortis è stato davvero tosto per Patrick, che decide di salutare le Iene con una bella innaffiata. Che cosa ne pensate dello scherzo organizzato a Patrick Ray Pugliese? A voi i commenti!
Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.